Oh, oh. Sta tipo così. Vivere senza cipolla o per Danny senza cervello. Buonasera a tutti ragazzi. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video e con un nuovo tempo. Finalmente. Era da un mese che pioveva sto tempo. Non si dice. Non si dicono le parolacce. Infatti non risulterà niente perché biperò tutto. Io sono un bravo, un genio del marketing. Sì, buonanotte. Finalmente ragazzi, perché c'è il sole, è da 3 anni. Così mi illumina di immenso e tu stai al buio. E chi è che dice illumino di immenso? Io. Gabriele Pascoli. Si chiama Gabriele? No, mi sa di no, sai. Cosa andiamo a fare? Andiamo a mangiare, finalmente. Finalmente torniamo a mangiare dopo tutte le tipologie di video che siamo andati a fare. Si torna a mangiare. Comunque che belli i miei occhi. Cioè, bellissimi i miei occhi. Facciamo uno zoom sui miei occhi. No, sui ragazzi, miei. Ragazzi, bellissimi. I miei di più. Cosa andiamo a mangiare? E perché il siamo kebab, in macchina? Perché eravamo a scuola, ma abbiamo marinato e siamo andati. Abbiamo avuto le invalsi e quindi abbiamo e finito. E poi abbiamo deciso di andare a mangiare fuori. Visto che non avevo voglia di camminare, siamo venuti in macchina. E siamo venuti qua in stazione dove c'è il rivale del kebab di cui siamo stati l'anno scorso. Già passato un anno, tra l'altro, è stata l'unica volta in cui abbiamo mangiato il kebab. Da quella volta non abbiamo mai più mangiato kebab. E quindi questa è la nostra seconda volta dopo un anno e andremo dai rivali, che se non li conoscete sono Buonissimo Kebab. Buonissimo Kebab e Bubir sono i più famosi a Udine. Ma quindi andiamo? Boh, adesso andiamo a prenderli. Io ho fame. Adesso andiamo a prendere il kebab, poi torniamo qua in macchina, magari prendiamo anche qualcosa da bere e poi ci vediamo di nuovo qua in macchina. A dopo. Ciao. 3 hours later. Ragazzi, queste cose non possiamo prenderle perché sì, devo guidare, poi non si prende, mi raccomando ragazzi, non bevete. Vero Dani? Sì. Tu te? Sì. Tu? Io adesso vedo. Prenderei un tè baby. Un tè baby. Oddio, questo da una vita che non sì, bevo. 60 centesimi. Ci sta. No ragazzi, ho trovato qualcosa di migliore. Danny, tu cosa hai preso quindi? Ah, 2 tè addirittura. Non è un tè, questa è la camomilla. Camomilla, sì, ci serve. Le serve assolutamente. Io prendo ovviamente la Monster. Appena l'ho vista ho detto la devo prendere. Anzi, questa qua ragazzi non l'ho mai assaggiata e quindi l'assaggerò per la prima volta. Deus Hamilton. Bene ragazzi, abbiamo preso da bere come avete visto e adesso sta abbiamo stracaldo, cioè, il raga, sacchetto io sto con i kebab che sono ancora caldi. Li ha messi al sole, cioè nel senso. Allora, questo lo bevevo sempre quando ero piccolina, me lo prendeva sempre la mia nonna. Aspetta che lo metto all'ombra. Hai buttato giù la latina buttando il giubbotto, Dio santo. Non l'ho buttata io, sì, l'hai buttato tu. Lei che prende baby camomilla e io Monster con pieno di caffeina. Oggi assaggiamo anche questa che non ho mai assaggiato. Dai, mi dai il mio kebab? Quello senza cipolla. Dovevi dire anche senza piccante, non... Senza cipolla, o per Danny senza cervello. Mi sa che era senza cervello per lei. Commentate anche voi se avete una ragazza senza cervello come Danny. Non ti voglio più, lo sai. Adesso io mangio senza di te, ciao. Picca. Oh no. Adesso assaggio anch'io, non si vede niente, quindi ve lo faccio vedere dopo che ho dato un morsichetto come te. Già non ti voglio. È diverso da quello dell'anno scorso. Non mi ricordo niente io. Questo è più pastoso tipo. Quello là era un po' più croccante tipo. Le patatine erano più croccanti. Queste patatine sono più... Io non sono ancora arrivata alle patatine. Per essere buono è buono. È buono. C'è qualcosa che non so, non mi torna. Non c'è quello che si chiama karma. Ha fatto bene secondo me. Però è troppo grande, non riesco a mangiarlo. Raga, provate a indovinare quanto abbiamo pagato. Tra poco. Adesso. Non imbrogliate. Allora, se devo scegliere tra i due mi piace di più l'altro. Così a ricordo. In caso, se volete, scrivete, possiamo fare un confronto tra i due, prendendoli tutti e due e assaggiandoli, quando arriveremo a 30 like. Mi fai assaggiare? Sì. Assaggiamo la Monster di Lewis Hamilton. Allora, l'odore tipo di... L'odore non mi piace. Lampone, fragola. A me piace un botto. Non ti piace? Col piccante no. Non è piccante questo. No, ma col piccante del kebab. Non il miglior posto, ma nel podio sicuramente. No. Una delle 3 migliori Monster che abbiamo mai assaggiato. Buona. Voto 9. Assaggiamo questo. Che schifo. Vabbè. Te l'ho aperto. Un tè per me, me per te, tu per me. Andate a vedere il TikTok che faccio su TikTok. No, andate a vedere i miei che sono più belli. Commentate anche voi se vi piace questa canzone. La mia preferita però è... quella di Alfa. Ecco, neanche sai qual è la tua preferita. Bravo, complimenti. Prova a espandere qua e ti lancio un mattone in testa. Ma
ti lancio te in testa. Allora, no, la mia preferita è... non le fa. Ah, com'è che fa? Pure? Cite la sorte. Oh, sta tipo così. Vivere. Allora, commentate se volete un video in cui cerchiamo di riprodurre delle canzoni cantandole. C'è una specie di challenge, ci starebbe. Ma se te ne starate, dei guai guai, non mi lasceremo mai. Yo-ho! Qualcuno lo aiuti, vi prego. Ecco. E io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. E... e piangere dal ridere. Se vai via dalla strada e via dai guai, tu non mi lasciare mai. Allora, finendo di mangiare il kebab. Porco due. Oh, cosa hai fatto? Dammi il mio tovagliolo. Mi sono sporcato i pantaloni. Finendo di mangiare questo kebab, arriviamo alle conclusioni finali. Secondo me non è niente male. Io gli do 7,5-8. Io 8,5. Però è pesante. Cioè, rispetto a una piadina, preferisco la piadina. Ma grazie, ma sai quanta roba ha messo? Kebab è fatto così, eh. Ragazzi, comunque, se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con ciacciarello. Con cosa? Ciacciarello. Pensavo che babba almeno. Troppo bene. Comunque abbiamo speso 11 euro, quindi 5,50 euro a testa. Comunque ragazzi, ultimamente vado molto spesso al Burger King. Dobbiamo assolutamente fare un video in cui assaggiamo tutte le novità del Burger King, tra cui anche la piadina del Burger King. No! Che è buonissima, è buonissima. Dobbiamo fare il video. Io voglio il Mac. No, che schifo il Mac. Tu fai schifo. Team Burger King o Mac? Mac. Burger King. Iscrivetevi al canale, che è importantissimo per noi. Lasciate un like e condividete a tutti il video. Un po' stroccio. Tu? Sì, io, chi? Mi raccomando, consigliateci nuove idee, che noi ne prendiamo spunto. E non c'è nient'altro da dire. Mentre Danny si distrugge di tutta la faccia col kebab, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao.